Un saluto a tutti gli amici e le amiche di tecnoandroid.it. Oggi vi mostro un accessorio per smartphone e tablet veramente molto utile che vi consiglio. Però andiamo con ordine, vi faccio vedere innanzitutto l'unboxing molto veloce. Come vedete, questa è la confezione che vi arriverebbe a casa nel caso lo acquisterete. Comunque, andiamo ad aprire la confezione. Si tratta di una batteria, o meglio di una carica batterie portatile. All'interno della confezione troviamo il caricabatterie che andremo a vedere tra un attimo e il manuale, lo cito perché, udite udite, è anche in italiano, come caricare la batteria, carica i tuoi dispositivi mobili. Garanzia dei prodotti e risoluzione dei problemi. Lo so, è incredibile, un libretto di istruzioni in italiano. Il prodotto in questione, come potete leggere, si chiama RAV Power Dynamo On The Go ed è della Sun Valley Tech, una società americana che vende anche in Italia. Trovate i suoi prodotti su Amazon, comunque nell'articolo avrete tutti i riferimenti. Abbiamo poi nella confezione due cavetti USB, micro USB. Come vedete sono elastici, 1 e 2, e poi una borsetta, diciamo, una pochette in cui potrete inserire il caricabatterie, molto grande, potreste portarlo anche così, diciamo, però per non rovinarlo abbiamo anche la possibilità di riporlo in questa borsetta. Allora, abbiamo una batteria, all'interno sono batterie della Samsung A+, che hanno una capacità di 10.400 mAh. Nella parte bordo, diciamo, chiamiamolo bordo inferiore, che la scritta è così, qui abbiamo i quattro LED che ci indicano lo stato di carica di quella che è effettivamente una batteria portatile. Durante la ricarica questi lampeggiano finché non rimangono fissi, quando la ricarica totale è avvenuta, dicevo. Poi abbiamo la micro USB per la ricarica, che potete effettuare utilizzando la caricabatterie del vostro smartphone. E poi due prese USB, una da 1 ampere, l'altra da 2 ampere. In quanto queste potrete utilizzarle entrambe per gli smartphone, o comunque una per lo smartphone e l'altra per il tablet. Chiaramente non tutti i tablet sono dotati di presa micro USB per la ricarica, quindi in questo caso dovrete acquistare un adattatore per il vostro tablet, nel caso abbiate un tablet da dover ricaricare. Che dire, un accessorio veramente utile, molto pratico, che vi consente una ricarica, più cicli di ricarica, del vostro smartphone. Funziona molto semplicemente, basta inserire il cavo USB o anche quello, potete utilizzare sia questi in dotazione che viene alla confezione, che quelli ovviamente originali, senza alcun problema. Ovviamente sto inserendo al contrario. Ecco qui. Come vedete, dal simbolo della batteria in alto, con il segno, diciamo, del lampo, la batteria è in ricarica. La cosa che mi ha meravigliato molto, devo dire, che la ricarica dello smartphone avviene veramente molto velocemente. Chiaramente, se andate a utilizzare la porta USB da 2 Ampere, la ricarica sarà ancora più veloce. Non si scalda molto, ha un peso di 228 grammi, quindi per essere una batteria da 10.400 mAh, diciamo, vabbè, togliamolo dalla carica, per essere una batteria da 10.400 mAh, dicevo, il peso non è eccessivo.
Quanti cicli di ricarica potrete effettuare? Ad esempio, con un Galaxy S4 che ha una batteria di 2600 mAh potrete effettuare 3 cicli di ricarica completi. Con un iPhone 5 invece che ha una batteria da 1400 e qualcosa mAh, invece potrete effettuare 5 cicli di ricarica prima di dover ricaricare la batteria stessa, cioè il RAV Power. Che dire, l'ho utilizzato per qualche giorno, devo dire che non si riscalda mai, ovviamente tranne che leggermente quando è in carica. Un accessorio davvero ottimo, se soprattutto in questi scampoli d'estate siete ancora, c'è ancora qualcuno in procinto di partire, sicuramente è un accessorio molto utile da portare con sé. Oltre che, ovviamente, per chi utilizza lo smartphone per lavoro e sta sempre in giro, sicuramente è un accessorio da acquistare assolutamente. Lo trovate su Amazon, come vi dicevo, ripeto, troverete riferimenti all'interno dell'articolo, e il costo è di 32,99 euro. Un prezzo veramente accessibile a tutti e direi anche esiguo, dato il valore di questo accessorio che sicuramente mi ha colpito molto, devo dire la verità, è veramente eccezionale, sia nella qualità dei materiali che nella velocità di ricarica. Per ricaricare poi la dinamo, ovviamente stiamo parlando di 10.400 mAh, quindi comunque lo dovrete tenere tutta una notte in carica. Ma diciamo è abbastanza, più che normale, anzi. Con questo è tutto, se avete domande potete rivolgerle, scusate, al nostro forum www.tecnoandroid.it/forum. Un saluto a tutti i lettori di Tecnoandroid da Afterburner.